Alessandro Politi, l'onorevole Iovino e la signora ministro della difesa Elisabetta Trenta. Grazie per essere stati qui e per aver portato il tema dell'Afghanistan a un dibattito importante in quest'Aula. Grazie a voi, arrivederci. Radio Radicale 17:34. Buonasera da Francesco De Leo e Silvio Farina. Questa sera in regia torniamo in diretta. Joe Biden, gli USA e il conflitto afghano. Questo è il titolo dello speciale di Spazio Transnazionale di questo pomeriggio. Analizzeremo con autorevoli ospiti il discorso agli americani del presidente degli Stati Uniti Biden sull'Afghanistan. Non intendo ripetere gli errori del passato. Non possiamo morire in una guerra civile altrui. Pronunciato ieri pomeriggio, ovviamente. Vi aggiorneremo su quanto avviene nel paese, sulle reazioni della comunità internazionale. Si attende anche qualcosa dalla riunione straordinaria in videoconferenza dei ministri degli esteri UE dedicata alla tragedia dell'Afghanistan. Si è anche riunito il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. C'è stata anche la prima conferenza stampa dei talebani. Qual è la differenza fra i talebani di oggi e quelli che governarono l'Afghanistan negli anni 90? È una domanda ideologica. Ha detto il portavoce Zabihullah Mujahid rispondendo a un giornalista straniero. Posta così la risposta è: non ci sono differenze, eravamo e siamo musulmani, le differenze riguardano l'esperienza acquisita e saranno positive, la nostra politica sarà complementare a quella di allora. Si è anche detto che abbiamo perdonato tutti quelli che hanno combattuto contro di noi. I talebani non vogliono che l'Afghanistan sia ancora un campo di battaglia. L'Emirato Islamico non nutre ostilità o animosità contro nessuno. Le animosità sono finite, vorremmo vivere in pace, non vogliamo nemici interni e nemici esterni, ha aggiunto. Abbiamo liberato l'Afghanistan dopo 20 anni, questo è un momento di orgoglio per l'intera nazione. Questo era stato l'esordio della conferenza stampa. Intanto il Mullah Baradar è rientrato in Afghanistan, a Kandahar, lo ha reso noto proprio il portavoce politico dei talebani. Baradar, capo politico, lo sapete, dei negoziatori a Doha e cofondatore del movimento con il Mullah Omar. Intanto notizie dal Regno Unito, riconoscimento della legittimità di un prossimo governo guidato dai talebani in Afghanistan non è escluso a priori, ma sarà soggetto al rispetto da parte loro degli standard internazionalmente concordati sui diritti umani e sull'inclusione. Nessuna azione ostile da parte dei talebani all'aeroporto di Kabul, lo ha detto poco fa il portavoce del Pentagono John Kirby in un briefing con i giornalisti. Queste sono le ultimissime novità, ma ne daremo altre. Ma intanto ritorniamo al discorso di ieri del presidente Biden. Benvenuto a Radio Radicale ad Alberto Flores d'Arcais, corrispondente speciale del gruppo GEDI dagli Stati Uniti. Bentornato. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Giampiero Gramaglia, consigliere RAI, è stato direttore dell'ANSA, oggi collabora con il Fatto Quotidiano. Bentornato Giampiero. Buonasera Francesco, grazie, buonasera agli ascoltatori e ad Alberto. Buonasera Maurizio Ricci, editorialista di Repubblica. Buonasera a tutti. E a Francesco Semprini, che è corrispondente da New York per la stampa. Bentornato anche a te, Francesco. Buonasera. Allora Alberto, comincio da te. Che discorso è stato? Ci sono ovviamente, insomma, anche diverse critiche a quello che è stato il discorso. Cosa te ne è parso? Insomma, è stato un discorso che dà la possibilità di fare diverse critiche, perché è vero che la cosa che ha detto Biden, noi siamo andati lì per sconfiggere il terrorismo e non per cambiare l'Afghanistan, cambiare le istituzioni, eccetera. Però è vero assolutamente solo in parte, insomma, perché sennò gli Stati Uniti
non sarebbero stati lì per 20 anni, gli Stati Uniti e gli alleati della NATO. E poi diciamo che insomma è mancata un'autocritica per quello che è stato negli ultimi giorni un vero e proprio fallimento. Questa è stata la prima grande crisi di politica estera per l'amministrazione Biden ed è un fallimento. Ci sono stati diversi motivi per cui è fallito. Più che una mancanza di strategia, è stato un fallimento nell'esecuzione di questa strategia. Biden ha detto che gli Stati Uniti non potevano rimanere ancora in Afghanistan a meno di inviare nuove e consistenti truppe per affrontare in una nuova fase di guerra i talibani. Lui ha ereditato un processo di pace che era già sbagliato in partenza, fin dall'inizio e da come era stato organizzato anche durante la presidenza precedente, quella di Trump. Però alla Casa Bianca oggi c'è Biden, alla Casa Bianca ci stanno Biden e i suoi uomini, il segretario di Stato Tony Blinken, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. Tutti questi sono stati, tutti loro, tutta la Casa Bianca, il Pentagono, tutti quanti sono stati colti completamente di sorpresa. Io penso, e chiudo, che siano stati essenzialmente 3 o 4 i fattori di crisi che la Casa Bianca e gli Stati Uniti non sono riusciti ad individuare in tempo. C'è stato un fallimento militare e di intelligence, perché tutti pensavano che l'esercito di Kabul potesse tenere a bada i talebani ancora per 6-7 mesi, addirittura qualcuno pensava per 1 o 2 anni. Questa, adesso voglio dire, è assolutamente impensabile che un'intelligence come quella americana abbia fatto una valutazione così sballata. Un fallimento del coordinamento con l'esercito afghano, con la polizia afghana, con i 300.000 uomini, di questo si è parlato, che gli Stati Uniti hanno finanziato in questi contro due 76.000, no? Sì, esatto. Dopodiché, quando è giunto il momento di decidere se andare via o meno subito, Biden forse si è trovato un po' isolato, ha fatto una scelta molto personale, io non lo so, sicuramente c'è stato anche un fallimento nella pianificazione, nel coordinamento con gli alleati, nel programmare un'evacuazione che comunque entro l'11 settembre 2021, perché quella era la data definitiva che aveva programmato Biden per far andare via anche gli ultimi soldati americani, quindi si tratta comunque di un mese poco più o poco meno, non c'è stata, ecco. Allora, andiamo a New York da Francesco Semprini, che conosce molto bene l'Afghanistan, lo ha visitato più volte ovviamente per motivi mediatici, per i suoi reportage. Alberto Flores d'Arcais ha usato la parola fallimento, che è la stessa che ha usato il segretario generale della NATO, Stoltenberg, che ha puntato il dito contro le autorità afghane, accusandole appunto di quel fallimento che ha portato alla tragedia di questi giorni. La grande domanda è perché le forze locali che abbiamo formato per 20 anni e sulle quali abbiamo investito e sacrificato vite non siano riusciti a fermare i talebani e a raggiungere una soluzione pacifica, abbiamo collassato tanto in fretta, ha detto Stoltenberg, riccheggiando la delusione, no, che si era già espressa, direi l'irritazione, no, ieri del presidente USA Joe Biden. Allora, da questo punto di vista, per cercare di continuare insomma il discorso che faceva Alberto, è un fallimento da parte dei servizi, da parte della CIA, cioè sul tavolo del presidente sono arrivati previsioni sbagliate diverse, o erano previsioni fatte appunto sulla base di un possibile, di un potenziale conflitto che poi non c'è stato, perché l'esercito insomma non ha neanche combattuto, neanche provato a combattere. Che impressione ti sei fatta e cosa si dice stamane negli Stati Uniti? Mm.
Forse non c'è Francesco. No, mi sentite? Sì, ora mi sì, sentite? Vai. Ecco, dicevo che io non trovo altro termine più calzante di quello di fallimento per descrivere quello che si è visto in questi giorni. È un fallimento strategico di più ampio respiro, un fallimento tattico che è stato nell'attuazione del ritiro e di tutte le operazioni connesse al ritiro, compresa l'evacuazione e il rimpatrio del personale che ha collaborato con l'esercito americano e con gli eserciti degli alleati. L'errore strategico è stato quello di una totale incapacità di costruire un progetto politico. Io ritengo, come ho scritto in questi giorni sulla stampa, ma lo ribadisco fermamente, io ritengo che la missione militare in sé non sia stata un fallimento. Ritengo che gli obiettivi che erano stati preposti per la NATO, ovvero quelli di debellare Al-Qaeda e quindi eliminare poi Bin Laden, e quelli di formare, di addestrare delle forze di sicurezza interne in grado di far camminare il paese dal punto di vista della sicurezza sulle proprie gambe, siano stati raggiunti. È mancata tutta la parte politica, tutta la parte diplomatica, cioè è mancata quella costruzione di quel sistema istituzionale che era in grado di garantire una solidità dell'Afghanistan inteso come Stato, che sarebbe dovuta essere poi l'architettura entro la quale poi costruire anche la politica di sicurezza e le stesse forze armate, nella quale inquadrare le forze armate. Questo è mancato. Il problema è che è mancato tutto questo, e questo è stato l'errore strategico, cioè accanto a una politica militare non c'è stata un'adeguata politica di costruzione di carattere istituzionale, e questo è stato il primo vero errore. L'errore tattico nel breve termine, cioè quello che si è fatto adesso, è che non si è stato in grado di intuire quanto effettivamente potesse reggere l'apparato di sicurezza. C'è stata una chiarissima sopravvalutazione delle forze di sicurezza afghane, e questo è dovuto ancora una volta al fatto che c'è stata una miopia, ovvero l'Afghanistan, anche dopo 20 anni di intervento dell'Occidente, delle forze della coalizione e della NATO, in realtà è ancora un paese che si regge su dinamiche di carattere etniche, tribali, religiose, settarie, quindi non ha quel collante che è, diciamo, l'ideale, l'idea della nazione, che poi è anche dietro alla motivazione di un esercito di difendere la propria patria, i propri confini, le proprie stesse istituzioni. Al contrario, i talebani hanno il collante ideologico, cioè hanno il collante religioso, tant'è vero che la loro avanzata fulminea è stata possibile anche grazie all'appoggio delle popolazioni, che di fronte a un'istituzione corrotta, instabile, su cui non si poteva fare affidamento, hanno preferito comunque dare appoggio ai talebani, che tutto sommato un quadro di sicurezza lo possono garantire. A tutto questo si somma, come abbiamo già detto, il fatto che ci sia stata una corruzione dilagante che non è stata sanata in 20 anni di presenza dell'Occidente, e l'altro elemento è che ormai la fiducia nei confronti del governo era davvero ai minimi storici. Ricordiamo che il governo afghano non pagava gli stipendi ai dipendenti pubblici, quindi anche ai militari, da almeno 2 mesi. Ecco, io di fronte a un quadro di questo genere non so come si poteva pensare che una struttura militare come quella afghana potesse reggere 1 o 2 anni, ma anche 6 mesi, al netto di alcune unità come ad esempio le forze speciali 555 che hanno combattuto ad Herat, che sono, diciamo, hanno combattuto strenuamente fino all'ultimo, anche con il sacrificio estremo della propria vita, ma al di là di questo l'esercito si è sfaldato, si è tolto la divisa, ha consegnato le armi ed è passato dalla parte dei talebani. Maurizio Ricci, allora, questo discorso di Biden in qualche modo segna, no, l'inizio del suo mandato. Che impressione ne hai tratto ieri sera guardando il presidente, sentendo le sue parole? Ma dunque, io più che di fallimento parlerei di tracollo morale e politico americano di fronte al mondo. Biden dice giustamente il backstop sia, la responsabilità è mia, la responsabilità è sua. Però non possiamo dimenticare che, diciamo così, le premesse di quanto è avvenuto in Afghanistan in questi giorni sono state poste con le trattative che Trump, la presidenza Trump ha avuto a Doha. Ricordiamo una delle trattative in cui il governo afghano non è stato neanche invitato. Ghani, cioè l'attuale premier, che era in carica, è scappato. Però è anche vero che gli americani avevano completamente isolato e cortocircuitato. Quindi
voglio dire, non è tutta di Biden. Certo, nella realizzazione cioè Biden non ha cambiato la posizione di Trump, cioè quella sul ritiro. La realizzazione di questo ritiro è stata fatta, appunto, mostra un tracollo, è stata un'immagine di caos francamente incredibile. Però diciamo, quello che mi colpisce è il fallimento dell'intelligence americana, come giustamente hanno detto sia Flores che Semprini. Perché se voi vedete quelle che chiaramente sono le veline che i servizi segreti occidentali fanno circolare in questi giorni sui giornali, si ha un'immagine molto diversa. Perché cosa si capisce dagli articoli che circolano, che visibilmente sono stati ispirati dai vari servizi? Fanno il confronto con quello che è avvenuto con Najibullah. Cioè, quando l'Armata Rossa si ritira, passano 3 anni prima che il regime di Najibullah cada. E stiamo parlando di un esercito afghano che confronta gli esorti di allora, un esercito di leva. Qual è la differenza? La differenza è che il regime di Najibullah, un blocco sociale, politico, l'aveva creato, la borghesia urbana delle città, funzionari, militari, tecnici, eccetera, che in qualche modo si riconoscevano nel regime di Najibullah. E l'altra differenza cruciale, dicono sempre questi rapporti, è che nell'epoca dell'Armata Rossa l'esercito afghano era un'entità autonoma e indipendente, cioè la pianificazione, la logistica e la manutenzione delle operazioni militari era affidata agli afghani. Arrivano gli americani e cosa succede? Si instaura un esempio, come dicevo, un richiamo che non ho sentito fare, il modello Iraq. Noi abbiamo una pianificazione delle operazioni che è affidata alla NATO, è una logistica, è una manutenzione che sono affidate ai contractors, come in Iraq. Questo vuol dire che per un verso la NATO utilizza l'esercito afghano prima di lasciarlo solo davanti ai talebani soltanto come una fanteria, niente artiglieria e niente carri armati. E soprattutto il problema è con la logistica. Molti i reparti afghani, leggiamo, si sono arresi perché non avevano più né proiettili né munizioni. Il caso più classico è quello dell'aviazione. Ci sono 130 aerei dell'aviazione militare afghana, i cui piloti sono stati addestrati, ma i tecnici no. La manutenzione era affidata agli stranieri. Andati via gli stranieri, gli aerei sono rimasti fermi. Voglio dire, ci sono anche dei motivi specifici che sono anche, se volete, culturali. Nel fallimento americano in Afghanistan, cioè nel tentativo di tenere in piedi un esercito fantoccio. Per quanto riguarda questa missione di responsabilità, io non la vedo ancora, vedremo nelle prossime settimane. Mi chiedo però che effetto ha sulla presidenza Biden questo fallimento. Allora, per quanto riguarda la posizione americana nel mondo, molto grosso, perché da una parte questa è un enorme regalo alla propaganda islamista, è un enorme colpo per il prestigio americano. Non sono tanto sicuro che in America questa cosa abbia un effetto così negativo sulla presidenza Biden, forse sì, ma voglio dire, attenzione, questo non è il Vietnam. In Afghanistan non c'erano i soldati coscritti, ma c'erano i volontari. E l'opinione pubblica americana era favorevole di tiro. Paradossalmente, secondo me, quando Biden difende la sua posizione, in qualche modo rafforza la sua figura, nel senso, lui ha preso una decisione sbagliata, ma la difende da comandante in capo, dimostra di non essere in balia degli eventi. Basta questo per rovesciare quell'immagine che le televisioni ci hanno consegnato in questi giorni, forse addirittura peggiori di quelle dell'elicottero che parte dall'ultima torre di Saigon, la gente appesa agli aerei di Kabul, non lo so, però voglio dire, non ne trarrei conclusioni immediate così devastanti.
Radio Radicale, 17.52 in diretta, la voce che avete ascoltato era quella di Maurizio Ricci, editorialista di Repubblica. Prima abbiamo ascoltato i pareri di Alberto Flores d'Arcaisi e di Francesco Semprini su Joe Biden, sugli Stati Uniti, sul conflitto afghano. È il momento di sentire Giampiero Gramaglia, altro grande esperto di Stati Uniti, che prego Giampiero di monitorare dalle tue fonti se poi arriva qualcosa riguardo questa riunione straordinaria, no, dei ministri degli esteri dell'Unione Europea appunto sull'Afghanistan, perché io dalle agenzie non ho alcun cenno. Per il momento non ce l'ho neanche io, Francesco, ma se vedessi cose te lo faccio sapere senz'altro ai nostri ascoltatori. Alberto, Francesco e Maurizio hanno detto un sacco di cose sulla grande maggioranza delle quali concordo. Ho trovato il discorso di Biden ieri deludente, non per i contenuti, ma per una certa forma farraginosa e anche una scarsa empatia in questo discorso. Lui che di solito è abbastanza capace di esprimere empatia nei suoi interventi, ma nella sostanza io credo che Biden non potesse e forse anche non dovesse fare nulla di diverso da quello che ha fatto, salvo la gestione proprio dell'ultima fase. In che senso? Biden si è trovato un accordo sbagliato, negoziato in modo sbagliato, perché negoziato solo con i talebani, tenendo fuori il governo afghano dalla trattativa e affidando a una successiva trattativa tra i talebani e il governo afghano la gestione del dopo ritiro, ma a quel momento i talebani non avevano più nessun interesse di negoziare, visto che avevano concordato con gli americani il loro ritiro, il ritiro degli occidentali, e avevano la netta percezione, confermata dai fatti, che una volta ritiratisi gli occidentali, loro restavano padroni della situazione. Comunque aveva questo accordo, è stata una campagna elettorale nella quale sia Biden che Trump insistevano sull'attuazione del ritiro, o comunque confermavano, esprimevano l'intenzione di ritirarsi. Se fosse stato per Trump l'avrebbe fatto anche prima delle elezioni per guadagnare voti. Sinceramente un rinvio non sarebbe servito poi a molto, perché non ci sarebbe mai stato un momento giusto per ritirarsi. L'Afghanistan sarebbe sempre collassato e l'Afghanistan sarebbe sempre caduto, sarebbe stato sempre preso dai talebani. Si dice, si esprime, e sorpresa per la mancata efficienza, per la mancata capacità di combattimento delle forze afghane, ma siamo di fronte a un contesto di guerra civile, afghani contro afghani. Non è che i talebani vengono da altrove. I talebani sono l'espressione, e direi l'espressione sostenuta da una larga parte della popolazione afghana, dell'Afghanistan. Quello che in passato era stata una contrapposizione nord-sud, adesso sembra essersi stemperata, almeno per la capacità dei talebani di impadronirsi delle province del nord molto rapidamente, quelle del sud già le controllavano in buona parte. L'impatto sulla presidenza Biden, sì, ci sarà senz'altro un impatto. I repubblicani, la destra, vedo che usano questo strumento, ma lo possono usare con cautela, perché l'accordo, soprattutto i trumpiani, perché l'accordo l'aveva fatto Trump, il sostegno al ritiro che a maggio mi pare
fosse dell'ordine del 69%, due terzi degli americani erano favorevoli al ritiro. In queste ore è sceso sotto il 50%, al 49%, ho visto prima un sondaggio, ma forse Francesco ha dati più precisi, però siamo anche nella fase emotiva e poi c'è anche il modo di presentare le cose. Noi abbiamo l'impressione, ed è così, non è un'impressione, vediamo la televisione, l'assalto agli aerei, migliaia di persone all'aeroporto. Ho visto i servizi della televisione cinese ieri sera e questa mattina. Kabul è una delle città più tranquille di questa terra, strade libere, posti di blocco dei talebani qua e là, la gente che va in giro a fare la spesa, i giornalisti che li intervistano. Quindi il racconto della situazione è anche funzione di quello che vogliamo far percepire e di quelle che sono le nostre percezioni. Ai cinesi e forse ai russi l'impressione o la sensazione o dare la sensazione di una nuova stabilità dopo l'instabilità dell'intervento occidentale può fare senz'altro gioco e ci stanno lavorando. Mi sembra interessante nelle ultime ore l'apertura che è venuta dopo alcune incertezze, l'apertura che è venuta dalla Gran Bretagna di Boris Johnson, che non esclude più un riconoscimento del governo dei talebani se si impegneranno a rispettare i diritti umani, a rispettare la libertà delle donne e le dichiarazioni fatte per quel che conta, per quel che valgono, perché vanno tutte sottoposte a verifica dal portavoce dei talebani poco fa, tu le ricordavi in apertura, vanno un po' in questo senso. Mi sembra che questi talebani 20 anni dopo siano più alla ricerca o più un pochino più attenti alla loro immagine internazionale e alle loro relazioni internazionali di quanto non fossero i talebani di 25 anni fa o di quando presero il potere la prima volta. Dopodiché c'è tutto l'aspetto umanitario, ma questo forse ne parliamo in un giro successivo. Il premier britannico, intanto, Johnson, lo citavi, ha chiesto anche al governo pakistano di non riconoscere unilateralmente i talebani al potere a Kabul. Prima di sentire Alberto Flores d'Arcais, Francesco, che rimarrà con noi fino alla fine della trasmissione, quindi molto brevemente, poi con te avremo modo di toccare anche alcuni degli argomenti di cui parlava Giampiero. Mi dici se ci sono state delle reazioni al discorso di Biden e come in qualche modo anche è stata vista dagli analisti americani il fatto di non rispondere, no, nella fase finale ai giornalisti, di andare via subito? Ma allora, qui c'è una distinzione da fare tra un'America e l'altra America. Ovviamente Biden si è trovato sotto l'ovità di un attacco incrociato da destra come da sinistra e soprattutto dai media, perché CNN come New York Times, Washington Post, che di solito sono estremamente benevoli e protettivi con il presidente democratico, ieri si sono scatenati. E lo stesso ha fatto ovviamente Donald Trump, la destra, da parte del congresso e una parte anche del congresso, diciamo così, più democratica. Il punto è che Joe Biden, in questa sua decisione, ovvero che ritiro, quindi nell'attuazione di quello che era un progetto che era stato avviato da Donald Trump, seppur con toni diversi, ha semplicemente accontentato la maggioranza degli americani. Ed è questo l'elemento fondamentale, che Joe Biden ha fatto un calcolo di politica interna molto lucido e molto chiaro. Io infatti non è che mi sento di criticarlo su questo aspetto, anzi su questo aspetto lui è stato coerente. Il ritiro dell'Afghanistan forse era l'unico elemento che in qualche modo univa i due candidati nella campagna elettorale di USA 2020. Sia Trump che Biden erano d'accordo su un ritiro in tempi piuttosto veloci. E Biden è andato incontro a quella maggioranza degli americani a cui appartiene poi tutta una serie di ambienti dell'America profonda che sono poco inclini allo stesso presidente. Quindi in qualche modo ha fatto anche breccia in queste fasce di elettorato. Quindi insomma un calcolo di politica interna molto molto lucido. Ovviamente rimane l'aspetto dell'attuazione del ritiro, che è stato fatto in un modo piuttosto maldestro se non fallimentare, e le immagini che abbiamo visto
in questi giorni. Allora, Alberto, prego, prego, Gian Piero. A quello che diceva Francesco, e poi se lo doveva fare e se c'erano dei rischi di farlo, meglio farlo adesso che fra 2 anni, meglio farlo all'inizio della sua presidenza, che ha tempo magari per far dimenticare il maldestro e il pasticcio operativo combinato, piuttosto che farlo sotto elezione, che sia di midterm o che sia per il rinnovo della presidenza. Allora, Alberto, Maurizio e Giampiero, vi chiedo un ultimo intervento molto breve, perché poi abbiamo degli altri collegamenti da fare e vi salutiamo. Diceva l'analisi di Giampiero, no, anche riguardanti ovviamente i motivi di politica domestica, insomma, da parte del presidente Biden. Cerchiamo di allargare, Alberto, a quello che è stato, insomma, l'America, no, per l'Occidente. Dobbiamo attestare che proprio un periodo si è chiuso, una storia si è chiusa. Ieri Biden ha detto: creare la democrazia non era l'obiettivo, quindi giusto ritirarsi. Ma la parola democrazia, di cosa sarà poi riempito questa summit virtuale per la democrazia che lui ha convocato per il 9 e il 10 dicembre, appunto con l'obiettivo di mobilitarsi contro le violazioni dei diritti umani? Ovviamente non voglio minimamente mettere assieme l'esportazione della democrazia come ovviamente impegnarsi per la democrazia. Ma guarda, essenzialmente secondo me, se allarghiamo il discorso appunto all'America, al ruolo dell'America nel mondo, quello che è successo in questi giorni, si è parlato molto negli ultimi giorni di un effetto Saigon, un momento Saigon, sono state fatte vedere le immagini, le foto del ritiro da Saigon, però forse lo diceva già Maurizio prima, non ha nulla a che vedere quello che è successo adesso in Afghanistan con quella che era una guerra completamente diversa, in un momento storico completamente diverso, con una potenza americana che allora era in aperto conflitto con il mondo sovietico, il mondo era bipolare. A me sembra che questa casomai assomigli di più per Biden a quella che era stata un'altra debacle di politica estera per gli Stati Uniti, la famosa linea rossa di Obama nel 2013 sulla Siria, quando aveva detto non si andrà oltre questa linea, che invece venne poi rapidamente scavalcata dagli altri protagonisti del conflitto in Siria e in Medio Oriente. Quindi c'è sicuramente è una brutta immagine dell'America, ed è una brutta immagine perché è stata criticata non solo dalla Merkel ma anche da altri, dagli alleati europei. Ed è quindi un'immagine sicuramente danneggiata. Io non sono d'accordo invece su alcuni commentatori che hanno detto questa è ormai una grande vittoria per cinesi, Russia o addirittura gli iraniani, perché questi adesso giocheranno sull'umiliazione americana e quindi costringeranno gli Stati Uniti a riconsiderare anche l'impegno degli Stati Uniti in altre zone del mondo, eccetera. No, io questo non lo credo, perché l'Afghanistan nella Casa Bianca di Biden era già stato abbandonato, era chiuso, come sono chiusi anche altri dossier, per esempio l'Ucraina o la Georgia, dove secondo me non c'è nessuna voglia da parte degli Stati Uniti di Biden di impegnarsi ancora, mentre la politica estera americana, che è una politica che punta al contenimento della Cina, manterrà sicuramente un impegno, per dire, a Taiwan. Qualcuno ha detto, non mi ricordo se sul Washington Post o sul New York Times, comunque su un grande giornale americano, adesso anche i taiwanesi si sentiranno in grande pericolo, perché hanno capito che gli americani non correranno in loro aiuto. Io invece
su questo credo che sì, questo parlare così credo che sia analizzare in questo modo la Cina e Taiwan sia sbagliato. L'ultima cosa e chiudo, il futuro in tempi brevi o medio brevi di quello che sarà l'Afghanistan rispetto al terrorismo, perché se è vero che il terrorismo, il motivo per cui gli Stati Uniti 20 anni fa avevano invaso l'Afghanistan erano Al-Qaeda e Osama Bin Laden, è stato sconfitto, però sappiamo anche che nel momento in cui c'è un nuovo Stato, un Emirato, chiamiamolo come ci pare e come verrà chiamato, in cui l'islamismo anche militante dà rifugio a terroristi sparsi un po' in ogni angolo del mondo, questo potrebbe essere un nuovo problema anche per gli Stati Uniti. Grazie ad Alberto Flores d'Arcais, alla prossima, il corrispondente speciale del gruppo Gedi. Continuiamo a leggerti, grazie. Maurizio, gli Stati Uniti e questa proiezione, no, internazionale. Ma direi che il ritiro dall'Afghanistan segna, diciamo così, la fine di un impegno operativo, concreto, materiale, come dicono, boots on the ground, americano in giro per il mondo. Io credo che l'elemento fondamentale di politica estera della presidenza Biden sarà la Cina, e quindi penso che in realtà è assai meno il Medio Oriente, Afghanistan compreso, anche perché i problemi del petrolio non sono più quelli di 20 anni fa, e quindi penso che in realtà è un po' il tirare i remi in barca, al di là dell'impegno in materia di promozione, di soft power, eccetera, mi sembra che questo qui sia in qualche modo una missione che l'America, il gendarme del mondo, è finita. Questo che effetti può avere sul dice giustamente Alberto, che cosa significa questo dal punto di vista del terrorismo, eccetera, questo fatto che l'Afghanistan possa tornare a essere un safe haven, un rifugio per... io dalle prime mosse che i talebani stanno facendo direi che loro non ci pensano affatto, che quello che loro vogliono è in realtà poter gestire l'Afghanistan senza mettersi di nuovo contro la comunità internazionale. E quindi, però naturalmente le dichiarazioni che fanno adesso, sia in chiave estera dicendo noi non vogliamo nemici né all'interno né all'esterno, sia in chiave interna, tipo appunto amnistia per tutti, oggi l'immagine era quella dell'aeroporto e gli aerei presi d'assalto, l'immagine che oggi dalla violenza mi sembra più significativa è la conferenza stampa di fronte ai giornalisti stranieri del portavoce dei talebani. Chiaro. Questa è la cosa. Quindi bisogna vedere, teniamo conto che i talebani si trovano in un paese che è cambiato rispetto a 20 anni fa, c'è un quinto delle donne che ha più che un'istruzione elementare, sono 150 radio, 150 tv, un cellulare praticamente per ogni afghano adulto. Non è difficile pensare che i talebani pensino di gestire questo paese tenendo con una radio sola che dà soltanto gli appelli del muezzin. Grazie a Maurizio Ricci, editorialista di Repubblica. Grazie. A presto. Giampiero, davvero un flash, Joe Biden ha invitato i leader globali, no, a questo summit virtuale per la democrazia, 9-10 dicembre, obiettivo mobilitarsi nella difesa contro autoritarismo, lotta alla corruzione, promozione del rispetto dei diritti umani. Come si presenterà? Cosa ti aspetti dopo appunto tutto quello di cui parliamo? La promozione dei diritti umani è stata un elemento forte della sua campagna elettorale e anche nel discorso di ieri sera ha ribadito come questo sia uno dei fari, forse il faro della sua politica estera. Dopodiché tutto ciò avverrà, cioè questa difesa dei diritti umani avverrà senza la tentazione o almeno senza l'inclinazione a intervenire sul terreno, gli ultimi interventi sul terreno,
quello in Iraq e quello in Afghanistan, sono stati negativi nello svolgimento e negli esiti, e per qualche tempo credo che abbia ragione Maurizio quando dice che gli americani non saranno e non faranno i gendarmi del mondo. Poi il pendolo della politica americana oscilla sempre tra la voglia di battere il pugno sul tavolo e la voglia di farsi voler bene, e quindi prima o poi tornerà la stagione del battere il pugno sul tavolo e magari le circostanze internazionali creeranno questa condizione. Quindi sarà un vertice, tra l'altro, in cui tutti i leader dovranno curarsi le ferite di questa esperienza, perché non ci sarà più Angela Merkel, ma Angela Merkel ieri ha sdoganato con l'onestà intellettuale che sovente ha più dei suoi colleghi il termine fallimento per tutta questa operazione. Vedo che oggi ormai lo usa persino Stoltenberg, che è il segretario generale della NATO, che se non avesse sentito che ormai è un termine accettabile non avrebbe pronunciato. E, però anche se non ci sarà più la Merkel, tutti porteranno le stigmate di questo fallimento, pur non essendo nessuno di questi all'origine del fallimento, perché nessuno 20 anni fa era in carica, tranne Biden, che da senatore votò a favore dell'intervento, appoggiò l'intervento in Afghanistan, ma non c'era un solo senatore e un solo deputato americano in quel momento che vi si opponeva. Bene, grazie a Giampiero Gramaglia, che ritroviamo domattina 7:10 come sempre per raccontarci come i giornali narrano tutto quello di cui parliamo. Avremo ospite il sottosegretario di Stato Giorgio Muled, sottosegretario alla difesa. Presto, a domani Giampiero, grazie. Grazie, una buona serata ai colleghi e agli ascoltatori. Grazie, buonasera Valeria Robecco, giornalista del giornale dell'ANSA ed è presidente dell'Associazione dei Corrispondenti dalle Nazioni Unite. Bentornata a Radio Radicale, Valeria. Grazie, buonasera a voi. Buonasera ad Andrew Spannaus, saggista e analista statunitense che è in collegamento proprio dagli Stati Uniti. Bentornato Andrew. Grazie, buonasera. Allora, Valeria, poi Andrew, che ve ne è parso ieri del Presidente? Beh, sicuramente Biden innanzitutto ha tenuto a difendere a spada tratta la sua scelta, la sua decisione del ritiro. Ha detto: sono fermamente convinto che sia stata la scelta giusta. Dopo 20 anni ho imparato che non ci sarà un momento giusto per ritirarsi dall'Afghanistan, non possiamo combattere una guerra che gli afghani non vogliono combattere. Quindi diciamo, questi credo siano i punti salienti del suo discorso. Il fatto è che Biden è stato attaccato diciamo un po' da 360 gradi, non soltanto da gli avversari politici come i repubblicani, ma anche da tanti democratici e soprattutto anche dalla stampa, insomma anche dai media più amici, diciamo, tradizionalmente dei democratici, non tanto per la decisione di ritirarsi, ma quanto per il come si è ritirato, per queste immagini, diciamo, umilianti di caos con gli elicotteri che portavano via i diplomatici dell'ambasciata dai tetti, diciamo triste memoria di tanti anni fa, e le scene drammatiche chiaramente dell'aeroporto di Kabul. Quindi diciamo il fatto che tanti alleati anche dicono il fatto che ci dovessimo ritirare, il fatto che la missione dovesse finire, noi lo condividiamo. La scelta comunque di questo ritiro frettoloso che ha causato tutto questo è invece qualcosa che viene aspramente criticata, anche perché ricordiamoci che soltanto l'8 luglio, quindi poco più di un mese fa, Biden diceva è molto improbabile che i talebani potranno riacquistare il controllo del paese, e prometteva che non si sarebbe mai assistito a scene come quelle in Vietnam a Saigon di elicotteri che mettevano in salvo il personale diplomatico. Diciamo, parole smentite clamorosamente dai fatti. Valeria, oggi Guterres ha detto rapporti agghiaccianti di gravi restrizioni dei diritti umani, si è detto preoccupato il segretario generale dell'ONU dalle notizie sulle donne e sulle bambine. I membri del Consiglio di Sicurezza in una dichiarazione congiunta hanno chiesto l'immediata cessazione di tutte le ostilità, le istituzioni attraverso negoziati inclusivi di un nuovo governo che sia unito, inclusivo e rappresentativo, anche con la partecipazione piena, equa e significativa delle donne. Tu cosa ti aspetti da questo punto di vista e cosa si è detto a questo proposito a New York?
A New York si è detto, diciamo, è fatto assolutamente un riassunto perfetto di quello che è uscito dalla riunione di emergenza che si è tenuta al Palazzo di Vetro, al Consiglio di Sicurezza ieri. Il punto è questo, diciamo che abbiamo visto anche i talebani cosa hanno promesso, che comunque sarà un governo dove parteciperanno anche delle donne addirittura. Vorrei invece citare quello che racconta oggi Wall Street Journal, che ha raccolto una serie di testimonianze di ex di afghani immigrati o afghani americani che raccontano quello che sta succedendo alle famiglie che loro stanno cercando di portare via da Kabul, ma che sono ancora bloccate lì per problemi di visto, eccetera, eccetera. C'è chi dice che i talebani stanno girando casa per casa e soprattutto che vanno a chiedere alle famiglie quanti anni hanno le loro figlie, se sono sposate, se vanno a scuola, e le ragazzine che hanno più di 12 anni vengono nascoste in cantina per paura appunto che di quello che potranno fare i talebani. Quindi ecco, credo che ci sia insomma uno scostamento tra quello che viene detto, ovviamente quello che promettono, e quello che poi è invece la realtà, che infatti il segretario generale dell'ONU ha assolutamente dipinto con realismo, diciamo. Quindi credo che insomma sarà molto complicato riuscire a far rispettare i diritti umani, soprattutto per quanto riguarda le donne e le ragazze nel paese in questo momento. Grazie a Valeria Robecco, è giornalista dell'ANSA, del giornale, ed è anche presidente appunto dell'Associazione dei Corrispondenti dalle Nazioni Unite. Grazie davvero. Grazie a voi. Presto. Alla prossima. A fronte dell'aggravarsi della situazione sul terreno in Afghanistan, nel quadro dei contatti internazionali avviati sulla crisi, il nostro presidente del Consiglio Draghi ha avuto stamattina una conversazione telefonica con la cancelliera della Repubblica Federale di Germania, Angela Merkel. Si è discusso della protezione umanitaria, di quanti hanno collaborato con le istituzioni italiane ed tedesche in questi anni, delle categorie più vulnerabili, a partire dalle donne afghane. Inoltre, approfondite possibili iniziative da adottare in ambito UE, G7 e G20 a favore della stabilità dell'Afghanistan. Allora, Andrew Spannaus, che ne pensi, come hai visto il tuo presidente, che idea ti sei fatto del merito e del metodo del suo speech? Cosa adesso ti aspetti nel futuro appunto degli Stati Uniti, anche nei rapporti internazionali, no? E cosa ti aspetti anche da un punto di vista geopolitico nell'immediato, nell'area del Grande Medio Oriente? Allora, io ho seguito il discorso di Biden qui a Washington, penso che ci abbia azzeccato, nel senso che il tono, anche il contenuto, l'ho trovato giusto il modo in cui si è presentato, perché se c'è una cosa che un politico non deve fare è essere incerto. Biden ha difeso la sua scelta e ha risposto alle domande, alle critiche che ci sono. Ovviamente ci sono critiche più che legittime sul modo in cui è stato organizzato l'evacuazione delle persone e sull'incapacità, l'inabilità di prevedere che tutto sarebbe crollato nello spazio di pochi giorni. Pochi giorni fa si parlava ancora di mesi, di 3-6 mesi, mentre prima si parlava di 9 mesi, prima che arrivassero a Kabul. Però Biden ha, in modo efficace, ha detto: se fossimo rimasti lì un altro anno, due anni, non sarebbe cambiato niente. Questo è dimostrato dal fatto che l'esercito afghano si è rivelato incapace, non disponibile a difendere contro i talebani. Quindi su questo penso che Biden abbia fatto una scelta politica che riguarda molto anche la politica interna. Ricordiamoci, Biden qui a Washington è molto criticato da tutte le parti, poi c'è chi lo difende tra i democratici progressisti, chi è contro anche qualche repubblicano, pochi, ma che ha adottato la linea di Trump, cioè contro la guerra, le guerre all'estero. Però Biden sa che la maggioranza della popolazione americana si è espressa da tempo contro la presenza nella guerra in Afghanistan, e quindi vuole mantenere vuole difendere la decisione, cercare di mettere da parte il modo pessimo in cui è avvenuto e difendere la scelta di lasciare il paese dopo 20 anni in cui non si è riuscito a fare quello che era l'obiettivo. Ma qui è il punto più ampio. Cos'era l'obiettivo? Cioè, all'inizio, ricordiamoci, prima c'era un obiettivo iniziale, Osama Bin Laden, ok,
Ma poi per i primi anni l'amministrazione Bush perseguì una strategia che, di antiterrorismo che non mirava neanche a fare nation building, cioè si parla del fallimento dell'idea di costruire una nuova nazione democratica. Questo sicuramente possiamo parlarne a lungo e possiamo essere d'accordo tutti che non si costruisce così con un intervento militare, ma questo significava dall'inizio coinvolgere i talebani, coinvolgere i cosiddetti signori della guerra locali, creare un governo inclusivo anche di persone con punti di vista diverso, molto diversi dal nostro. Questo non eravamo disposti a farlo, invece la guerra fu: troviamo i terroristi, troviamo i cattivi, mandiamo il drone, andiamo a casa, spariamo, cioè con una modalità che non poteva portare stabilità a lungo termine. Quindi questo è, con quelle premesse è evidente che non si poteva creare un governo stabile in chiave antitalebana a lungo termine, secondo me. E quindi Biden ha capito questo, che non funzionava più, e ha fatto questa scelta. Però pone, per concludere, pone la domanda a lungo termine, cioè, come diceva Gian Piero Gramaglia prima, sicuramente nel tempo poi si tornerà, no? Oscilla la politica, a un certo punto ci sarà sicuramente più interventismo. La questione però è: vale la pena rimanere 50 anni? L'abbiamo fatto in Germania, l'abbiamo fatto in Italia, l'abbiamo fatto in Giappone, in Corea. Vale la pena rimanere 50 anni con 10.000 truppe per sostenere un governo? Quanto è possibile? E questo l'America si interrogerà su questa cosa qua. Però per il momento l'opinione pubblica dice no. Se la domanda viene posta, dicono no. Mandare i ragazzi a morire in Afghanistan come in Iraq è una cosa che non sopportiamo più. Mille grazie ad Andrew Spannaus. So che oggi è il compleanno del tuo figliuolo, ti abbiamo sottratto a lui per qualche minuto e ti restituiamo. Grazie, tanti auguri. Va bene, grazie. E grazie di essere stato con noi, Andrew. Grazie, un saluto a tutti. Allora, torniamo a New York. Francesco Semprini, innanzitutto arrivano le prime agenzie riguardo al Consiglio Esteri UE. Allora, prioritaria in questo momento è la protezione dei civili, la messa in sicurezza degli afghani che hanno collaborato con la comunità internazionale. Al riguardo l'Italia, finché le condizioni lo consentiranno, proseguirà le operazioni di evacuazione di altri connazionali e cittadini afghani che hanno sostenuto la nostra ambasciata e il nostro contingente militare. Nei prossimi giorni dovremo lavorare in un'iniziativa coordinata a livello internazionale per assicurare voli umanitari e far sì che all'emergenza si sostituisca un processo organizzato. Così Luigi Di Maio, intervenendo al Consiglio Esteri della UE. Allora, Francesco, io volevo fare un po' un punto riguardo al quanto avviene in questo momento a Kabul. Ci sono ancora delle agenzie che riferiscono della conferenza stampa dei talebani appunto in Afghanistan. L'Afghanistan non sarà più un centro per la coltivazione del papavero da oppio per il business della droga, lo ha assicurato il portavoce dei talebani durante la conferenza di cui vi dicevo. Ha aggiunto che il nuovo governo avrà bisogno del sostegno internazionale per promuovere un'alternativa alla coltivazione del papavero. E rispondendo ad una domanda sul rischio che l'Afghanistan dia asilo a foreign fighters o a terroristi di Al-Qaeda, ha detto il portavoce: il suolo afghano non sarà utilizzato contro nessuno, possiamo assicurarlo. Che te ne pare? Ma analizziamo uno a uno questi punti che tu hai toccato in maniera molto, molto lucida. Allora, sulla differenza, ritorniamo poi alla domanda che avevi fatto, che era stata posta lo stesso Zabihullah Mujahid, il portavoce talebano, che tu hai menzionato all'inizio della trasmissione, cioè che differenza c'è tra i talebani di oggi e i talebani di 20 anni fa. È logico che se tu lo chiedi in una conferenza stampa a un portavoce dei talebani, ovviamente lui ti dirà: non c'è nessuna differenza, siamo gli stessi, però aggiunto anche: è cambiata l'esperienza. E questo secondo me è un passaggio fondamentale, perché i talebani sono consci di quanto il mondo sia cambiato in questi 20 anni e degli errori che hanno compiuto nella prima fase, cioè in quel periodo in cui l'Emirato ha governato l'Afghanistan tra il 96 e il 2001. E io credo che i talebani di oggi siano fortemente convinti che non gli conviene rimanere una realtà isolata come lo erano
20 anni fa, che gli conviene avere comunque delle relazioni a partire dai paesi confinanti, quindi abbiamo visto la Cina, ovviamente il Pakistan che è un interlocutore privilegiato, ma io direi anche con la Russia, forse con l'India, e magari iniziare ad avere qualche elemento di dialogo con le realtà occidentali. Del resto, questo appello alla comunità internazionale affinché offra delle alternative alla produzione di papavero d'oppio vuol dire in qualche modo, come dire, rivolgersi forse alle Nazioni Unite. Si può essere interpretato in questo modo. È certo che se l'Afghanistan dei talebani deve rinunciare alla coltivazione di papavero d'oppio, deve avere un'alternativa, perché altrimenti il carburante del suo governo, che è appunto l'oppio, il principale fonte insomma di sostentamento, viene meno. Allora non ci deve essere per forza un'alternativa. Io credo che questo potrebbe essere un elemento con cui l'Occidente può creare un ponte con l'Afghanistan dei talebani. Scusami Francesco, fammi solo fare una comunicazione di servizio. Noi siamo in attesa di collegarci a momenti con Marina di Pietrasanta, con il Caffè della Versiliana, dove ci sarà un incontro con Matteo Renzi, quindi ovviamente appena il tutto comincerà ti interromperemo. Vai Francesco. Io sugli altri aspetti di cui loro si sono fatti garanti, come il ruolo delle donne, il rispetto delle minoranze, eccetera, beh, lì ci sarà sicuramente da capire quale coerenza hanno i talebani rispetto alle loro dichiarazioni. Insomma, i racconti che vengono da alcune zone periferiche raccontano appunto delle realtà un po' diverse, insomma. È anche vero che i talebani sono una realtà molto composita, non sono un monolite, quindi non è detto che il governo centrale sia poi in grado di inquadrare e in qualche modo gestire anche magari frange un po' più estremiste, oppure i talebani che si trovano nelle zone periferiche. Questo sarà un problema di coordinamento che loro dovranno affrontare, si vorranno fare garanti di una certa rispetto di certe regole. Ultimo aspetto, il terrorismo. È vero che i talebani hanno dalla loro l'esperienza di 20 anni fa, è vero che non appena se dovessero ospitare terroristi diventerebbero subito un nuovo bersaglio dell'azione antiterroristica dell'Occidente e del mondo intero, e forse anche della stessa Cina e della stessa Russia, che temono infiltrazioni terroristiche nel paese. Però dobbiamo anche dire una cosa, e questo forse è l'unico elemento di fatto che abbiamo adesso, che nella leadership talebana ci sono due nomi che fanno riflettere. Il primo è quello del leader supremo, un po' la guida spirituale dei talebani, che è appunto questo Akhundzada, che si fa poco sentire, che delega soprattutto a Baradar e al figlio del Mullah Omar, insomma, le dichiarazioni principali. Akhundzada è stato, chiaramente, uso un termine americano, ha avuto l'endorsement di Ayman al-Zawahiri, cioè il capo di Al-Qaeda, ed è un endorsement che lo stesso leader talebano non ha mai respinto né smentito. Quindi in qualche modo una intesa tra i due c'è. Il secondo aspetto è che nella leadership talebana c'è anche un certo Haqqani, che è rappresentante di quella rete taleban estremista che è da sempre stata molto vicina ai terroristi di Al-Qaeda. Quindi degli elementi di incertezza e di timore in questo senso ci sono. Bisognerà capire se saranno in grado di contenere o di recidere i ponti col terrorismo, oppure ci sarà di nuovo una commissione e a quel punto si aprono scenari piuttosto preoccupanti dell'Occidente. Senti, ancora notizie riguardanti il nostro ministro degli esteri Di Maio. Prioritaria in questo momento è la protezione dei civili e la messa in sicurezza degli afghani che hanno collaborato con la comunità internazionale. Al riguardo l'Italia, finché le condizioni lo consentiranno, proseguirà le operazioni di evacuazione di altri connazionali e cittadini afghani che hanno sostenuto la nostra ambasciata e il nostro consiglio militare. Cosa ti aspetti da parte della comunità internazionale nei confronti di questo nuovo governo? No? Abbiamo detto di Boris Johnson, che ha detto insomma che riconosceranno i talebani se il loro governo sarà inclusivo, anche se in una conversazione con il leader pakistano ha detto insomma sostanzialmente che ha chiesto che il Pakistan non faccia, no, un riconoscimento immediato del governo. Tu cosa ti aspetti da questo punto di vista? Ma io non credo che ci sarà un'azione
diciamo, collettiva da parte di tutti i governi del pianeta. Io credo che alcuni governi andranno per conto loro, il Pakistan ad esempio, la stessa Cina, la Russia, insomma io credo che da quel punto di vista loro hanno una linea più o meno già delineata e tutti gli danno quella linea. Bisognerà capire l'Occidente come si pone, insomma è lì che probabilmente bisognerà avere una sorta di concertazione e fare in modo di avere un approccio organico a questo nuovo Taliban. Io non precluderei a priori qualsiasi rapporto, perché se andiamo a isolare l'Afghanistan, i Taliban tenderanno solamente a, da una parte, a estremizzare il loro governo e dall'altra a avere rapporti sempre più stretti con alcune singole realtà come la Cina e il Pakistan. La Cina ha tutto l'interesse ad avere buoni rapporti con l'Afghanistan, ma non perché si voglia sostituire l'America, ma perché la Cina vuole la stabilità nella sua regione. Quindi come parla con la leadership militare del Myanmar, parlerà anche con i talebani per garantire che i talebani non siano un elemento di disturbo, di destabilizzazione dell'area. Ecco, io credo che la comunità internazionale, intesa come Occidente, dovrebbe avere un approccio organico, cioè avere una linea comune in questo senso, ma non precludere ogni rapporto o rescindere ogni legame, ogni relazione, ogni dialogo con l'Afghanistan, perché alla fine, in ultima istanza, a rimetterci potrebbero essere ancora di più proprio i civili afghani. Quindi in questo senso la comunità internazionale dovrebbe avere un atteggiamento omogeneo, organico, maturo, pragmatico, lucido, e in qualche modo riuscire a essere un po' a monitorare e allo stesso tempo di avviare un dialogo per mettere alla prova se effettivamente questa leadership talebana rispetti determinati impegni, soprattutto sul piano del rispetto delle vite umane. Ancora parole di Luigi Di Maio, ministro degli esteri: non possiamo tollerare che le conquiste di questi due decenni vadano perse, penso in particolare ai diritti delle donne, ai quali è dedicata la dichiarazione su iniziativa spagnola a cui abbiamo aderito. La garanzia del rispetto del diritto e degli standard internazionali in materia di diritti umani deve essere una chiara condizione da porre ai talebani, pena l'isolamento internazionale del paese. Questo ancora Di Maio, intervenendo al Consiglio Esteri delle UE, che ha insistito sul rispetto dei diritti individuali e delle libertà civili come condizione prioritaria. Siamo consapevoli, ha detto anche Di Maio, che si incrementerà la domanda di accoglienza di rifugiati e migranti dall'Afghanistan, e perciò è necessario che l'Unione Europea metta a punto una risposta comune, anche in questo caso in stretto raccordo con i partner della regione, a cui andrà contestualmente assicurato il necessario sostegno. Sempre parole di Di Maio nel suo intervento al Consiglio Esteri dell'Unione Europea. Francesco, a livello geopolitico, nell'immediato cosa ti aspetti per l'area appunto che definiamo quella del Grande Medio Oriente, quindi influenze internazionali? Ma allora, ripeto, io credo che ci sarà un ruolo del Pakistan importantissimo con questo nuovo Afghanistan. Insomma, il Pakistan ha tutto l'interesse a creare un legame forte con l'Afghanistan. L'Afghanistan, ricordiamo, è comunque un paese che rappresenta un transito per le grandi rotte commerciali, in particolare la via della seta, quindi ci sarà anche un interesse della Cina in questo senso ad avere rapporti con l'Afghanistan, soprattutto in chiave di stabilizzazione strategica dell'area, non tanto perché vogliono strumentalizzarli oppure vogliono sostituirli agli americani, come abbiamo detto. La Russia, abbiamo visto che lascerà l'ambasciata aperta, quindi ha già avviato un canale di dialogo preferenziale. Ecco, io credo che qui sia un po' il punto che va a consacrare quella che è la svolta nella visione strategica invece degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno finalmente messo un punto a una parte di storia in cui... Francesco, allora perdonami, ti interrompo, sì. Ti saluto, ti ringrazio, ovviamente torneremo in queste ore a parlare. Andiamo in diretta con Marina di Pietrasanta, Caffè della Versiliana, incontro con Matteo Renzi. Il pretesto è stato un suo libro, che è questo, ve lo faccio vedere, Matteo Renzi controcorrente. Solitamente i libri dei politici sono libri un po' diplomatici. Questo è tutto il contrario di un libro diplomatico. Si toglie un po' di sassolini dalle scarpe, dice le cose come stanno alla maniera schietta dei toscani, e quindi comincerei da una domanda, diciamo, nominale, no? Controcorrente era anche la rubrica di Montanelli.